Ciao a tutti, buonasera da Paolo Antonio Tondi, Team Ubi Shaving. Questa sera faccio un video per mostrare all'acquirente che ha acquistato questo magnifico rasoio di Riccardo Donarini. È un custom 7 ottavi in acciaio N690 con manico in corno di bufalo. Praticamente è un pezzo unico, fatto solamente per lui. Eccolo qui. Questo è arrivato oggi direttamente da Riccardo ed è stato affilato con belga e finitura in asagi. Useremo come sapone Isola del grande Donato Ciniello, come pre-shave Isola, pre e post-shave, sempre di Donato Ciniello, e come aftershave Isola di Donato Ciniello. Come pennello userò invece, che non è di Donato Ciniello, della Zenith Barber Pole tasso sintetico. È un tasso sintetico, ok? Andiamo avanti, procediamo. Allora, prendiamo un piccolo pezzo di Isola in questa maniera, così, ecco fatto. Lo mettiamo nella ciotola in legno di cedro che io sto preparando, quindi a breve sarà sul sito. Mettiamo un po' di acqua calda e andiamo a mescolare con il Barber Pole tasso sintetico della Zenith. Ovviamente il sapone non delude, ok? Vedete? Non sbaglia un colpo. Schiuma di poco. Bene. Prepariamoci con il pre-shave. Panno caldo. Pre-shave. Qui non serve risciacquare perché non ci sono tracce di silicone nel... Aggiungiamo un pochino d'acqua, così. Scoliamo e andiamo ad insaponare. Isola ha un profumo tutto suo particolare, molto molto fine ed elegante. Chiaramente il pennello tasso sintetico non delude per morbidezza. Ed adesso arriva il momento che il cliente attende, vedere il suo rasoio come taglia. E anch'io, perché io non mando un rasoio se prima non lo testo e non sono estremamente convinto della bontà del rasoio. Che dire, lascia a voi, cioè, stupendo.
Fantastico. Sinistra, ecco qua, così facciamo vedere con una singola passata quanta roba viene via. Questa è splendido. Maneggevolissimo. Sentite come suona. Non strappa, liscio. Voilà, in tutta onestà non servirebbe, guardate, baffi, non servirebbe neanche una seconda passata, perché la prima è sufficiente. Comunque, vediamo come si comporta con il contropelo. Come seconda passata lo faccio un po' più liquido. Devo dire una cosa, che quello, queste sono le prime produzioni di Donato, le ultime. Donato ha una marcia in più, anche se queste non sono per nulla brutte, anzi, però, secondo me, produzione di tabacco, miele e via discorrendo, ha una marcetta in più. E andiamo di contropelo. Voilà, sentite come canta sta rana.
Cosa dire? Nulla. Andiamo di traverso. Bene. Voilà, finito. Adesso una bella risciacquata. Una buona spruzzata di disinfettante, guardate, Clipper Side o Clipper Cide, come disinfettiamo. E dopo gli diamo una oleata. Segniamo la nostra lampa, acqua fredda. Piccola passata. Al lume, non si sente neanche. Aftershave, come se piovesse. Le sberle alla Mauro di Lernia non possono mancare. E voilà. Bene. Che dire? Allora, vedete, è ancora con il barbicide. Riccardo Donarini, Custom N690, acciaio, 7 ottavi, legno in corno di bufalo. Grazie a Riccardo per aver costruito una cosa del genere e grazie anche all'acquirente che lo ha preso. Notate questi fermi qui. Qui c'è la mano di Tony Lamar, va bene?
Tony è un perfezionista, per cui ecco, Torx, cioè perfetto, guardate che bello, va bene, perfetto in ogni sua parte, bellissimo. Complimenti al nuovo titolare di questo rasoio, lunedì verrà spedito e credo che mercoledì potrà dirci come si trova con il nuovo rasoio di Riccardo Marini. Arrivederci a tutti da Paolo di BB Shaving, alla prossima, ciao!